Scipioni, quando ha cominciato la sua attività nell'alta moda? Io ho cominciato a lavorare a 18 anni, di bimbi contatti con gli studi e tutto quanto. E virtualmente indipendente, il lavoro indipendente l'ho iniziato nel 1942. Che moda si faceva in quel periodo? In quel periodo era dettava legge per le donne la Francia e per gli uomini gli inglesi, i quali dominavano tutto il mondo nel fatto dei tessuti e della sartoria, erano gli unici ad avere l'esclusiva. E come è riuscito lei ad imporsi invece come moda italiana? Considerando le capacità italiane, che senza pensare di essere presuntuoso, gli italiani non sono secondi a nessuno quando vogliono. E allora ho pensato a me, perché non dobbiamo essere schiavi di questi fabbriche inglesi che vengono qui col campionaretto, che vendono tre tessuti e loro stanno a posto, due modelli di confezione e loro stanno a posto per 20 anni. Certamente convinto che anche gli uomini erano stanchi di questo stile fisso. E poi c'era il fatto di aggiornare anche la moda ai tempi, che nel 43-44 non erano più i tempi dove nessuno c'aveva la macchina e tutti andavano a piedi, perciò ho cercato di dare un aggiornamento sia nel colore sia nella praticità e ho cominciato verso il 46-47 le prime prove, i primi tentativi per contattare i fabbricanti, cercare di avere dei tessuti più belli, dei tessuti un po' più speciale che non siano. Difatti poi sono riuscito con 8-9 fabbricanti più importanti d'Italia a avere delle esclusive. Allora ho fatto un esperimento improprio se l'uomo era preparato a ricevere queste nuove idee di tessuto, che poi per esempio ho anche migliorato nei pesi, perché fino al 45 un paltò pesava 3,5 kg. E noi siamo riusciti a avere un paltò con 1,2 kg dando lo stesso caldo che c'era il paltoncione sopra, che era un materasso.